in risposta a Sylvia Plath, ok? Ed è una poesia appunto per parlare coi poeti morti, che a volte va fatto, dicono, ok? Slam. Sopravvivere è un'arte, ed io lo faccio in un modo pazzesco. Lo faccio che sembra un delirio. Dovrebbero aprire un museo solo per esporre i capolavori che creo ogni volta che la vita mi distrugge. Farò un servizio fotografico al mio corpo che cambia dopo ogni fallimento. Girerò un film muto e in bianco e nero sull'evolversi dei miei disturbi. Così nessuno ci capirà niente, che tanto nessuno ci capisce mai niente comunque. Morire sarebbe così poco stimolante. Perché morire quando la più grande meraviglia del mondo è la vita stessa? Ed io, attrice, lo ero già da infante. Sono indubbiamente troppo brava a scrivere il finale alternativo per smettere di farlo con un definitivo. Ogni cosa è una commedia con la giusta colonna sonora ed un bicchiere di vino. Sarà forse per questo che mi innamoro sempre dei musicisti e degli ubriachi. E quindi soffrirò e poi danzerò e poi soffrirò ancora. E ci sarà il vento, e ci sarà il sole e ci sarà l'aurora. Non mi importa chi si affaccia a spiarmi dentro l'anima, purché paghi il biglietto al botteghino del mio cuore. Ed è forse virtuosa e più nobile la morte, ma perché affrettare la già decisa sorte? Io sono una ladra e vi derubo d'ogni amor. Sopravvivere è un'arte in cui son bravi i miserabili che si inventano un bel trucco per far luce nei burroni, ed io piangerò e poi riderò, stupita dall'idea che poi sopravviverò. Chi se ne frega delle mie braccia? Un prezzo assai misero da pagare. Chi se ne frega del mio umore? Che continui pure a cambiare. La testa nel forno non la voglio infilare con i gatti. Voglio solo giocare. Terrò una mostra a New York come i grandi artisti per mettere all'asta tutti i miei problemi. E lo sapeva bene Alda Merini che il poeta è un mercante di tragedie e che le dice grosse quando invece sono solo medie. Grazie. Francesca Saladino! Come l'applauso, siamo agli applausi conclusivi. Ho fatto dei discorsi con un mio amico sull'educazione, alla fine ci ho riflettuto e qualche, penso ieri, l'altro ieri, ho scritto questa cosa e quindi la leggo, cioè la dico, slam. Viaggio insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Proiettiamo le parole, proiettiamole alla prole, proiettiamole alla prole, proiettiamole alla prole e mettiamole alla prova, e mettiamole alla prova e poi gettiamo in pasto a Povia, piove sulle tue mani, piove fino a domani, piovono parole in mani. Educhiamo al richiamo con un ricamo che sa di nazismo, educhiamo al ricamo con un richiamo che sa di fascismo. Non esiste solo l'istmo di Panama, D'Annunzio con la sua amata patria, o Marquez sdraiato sull'amaca, o Newton con la mela che cade, ma mi cadono i denti quando vedo studenti che potrebbero essere portenti, ma invece si sentono dei fallimenti. Che il professore non si lamenti se mancano nuovi elementi, perché c'è lui a fare da stronzio per tutti. È chimico il veleno che butti. È chimico il veleno che butti, ma io me lo bevo e mi rode dentro come rodo dentro. Rodiamo rodari, ma rodiamo anche poeti un poco più rari. Non esiste solo la letteratura, le longobarde mura. Non esiste solo la letteratura, le longobarde mura. Io, per esempio, al cambio d'ora, al cambio dell'umore, al cambio dell'odore, farei studiare rancore per ore ed ore. Se la notte mi ubriaco a vodka, o forse erano due, la mattina vomito, ma metto murubuntu e mi ripiglio. Solo che quando vado a scuola mi cala di nuovo il cipiglio, perché c'è Pascoli con il suo giglio, e allora manco di boccaccio con il suo Decameron, e mi faccio due marron, glassé, esco fuori per bere un'estate, ma pronta che mi dice: non puoi fare la merendina sulla panchina, che c'è? Ti serve una
babysitter, sì, se la paghi tu la voglio buona con i capelli di Gesù e che mi porti pure un bitter Aperol. Aperol! Una suora buona, educata all'amore, che mi dice che non posso mangiare con tanto livore, torniamo al rancore. Lo studierai per ore ed ore, potresti imparare di più da lui che dalla Bibbia. Minchia! E poi ti chiedi perché ci sono tanti bimbi minchia e c'è un bambino che mi sussurra all'orecchio. Io l'amo, Alessia. Ma la maestra, perché i compiti non fai, gli dice: tu sei una battaglia persa. Bambino, a te che mi dici parole vere, non ascoltare quelle sue che sono nere. Lei la battaglia persa, devi capire, ormai c'è un'età, è una vita ormai, non ce la fa. Ma tu continua a essere nella tua insolenza, ma resta nella modestia e vedrai che la molestia di quella maestra non ti darà più fastidio. Perché a te che mi dici maestra, io l'amo, Alessia. È un segreto. Non voglio essere quella maestra che è un maestro, è un asso nell'uccidere il tuo estro. Grazie. Un applausone, Eugenia Giancastro. Il vincitore o la vincitrice assoluta di questo Casa Matte Poetry Slam è... Eugenia Giancastro! Un applauso a Francesca Saladino, che si è piaciuta con la stella. Un buon per me, questo.